Maggiori controlli, miglioramento nelle azioni per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico e differenziazione tra alta e bassa sismicità. Sono solo alcuni degli aspetti più importanti che affronta il nuovo disegno di legge regionale, norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche. Approvato in giunta e presentato ieri mattina dal Presidente della Regione Gianni Chiodi e dall'Assessore alla Protezione Civile Gianfranco Giuliante. Noi siamo un territorio sismico e quindi dobbiamo avere una legislazione d'avanguardia all'altezza per preservare le persone, la loro incolumità fisica da quelle che possono, al massimo possibile ovviamente, da quelle che possono essere i rischi. Certo, sarebbe un errore che la Regione Abruzzo, conoscendo la sua realtà, cioè il fatto di essere un territorio molto sismico, molto fragile da questo punto di vista, non abbia una legislazione che sia all'altezza. Le caratteristiche sono quelle di rendere l'Abruzzo più adeguato ad affrontare quelli che possono essere i rischi che abbiamo visto, è vero che magari rinviati nel tempo, posso dire, ma prima o poi insomma diventano attuali i rischi sismici. È l'accoglimento con 10 anni di ritardo di normative che prevedono che in zone ad alto rischio sismico ci sia un'autorizzazione per poter fare determinate cose, un controllo puntuale sui singoli atti. Per 10 anni questo non è stato fatto e naturalmente comunicare oggi all'Aquila che c'è stato un ritardo di 10 anni evidentemente è un po' difficile, soprattutto per chi ha vissuto la tragedia del 6 aprile. Polemiche sul comune che non avrebbe un piano di emergenza e protezione civile. Allora, la protezione civile dell'Aquila non sa se il comune ha o non ha un piano di protezione civile, nel senso che ad oggi la protezione civile non ha ricevuto nessuna comunicazione in proposito e quindi sui report che la protezione civile sviluppa sui singoli comuni non esiste in termini di comunicazione l'adozione di questo piano. Dopodiché il sindaco Cialente mi ha fatto sapere che nel mese di gennaio del 2009 un piano che peraltro è stato adottato con il supporto di tecnici della Regione Abruzzo, così come tutti i piani della protezione civile dei singoli comuni, sarebbe in realtà stato adottato. Per quello che riguarda, prendiamo atto della precisazione, però ad oggi noi non abbiamo nessun tipo di comunicazione in questo senso.